Buonasera e benvenuti alla puntata numero 89 di Finestra sull'Arena. Arriva dopo una splendida vittoria, quella di Cremona, rocambolesca 4-3, pazzesco. Sì, siamo eleganti stasera perché c'è Sanremo e noi di Sanremo sinceramente ne possiamo anche fare a meno. Allora, battute a parte, questa sera con noi abbiamo una gradita prima volta, abbiamo il nostro carissimo neoacquisto, ormai il più giovane della sala stampa dell'Arena Garibaldi, Lorenzo Pera di Pisa Emilio. Buonasera a tutti i nostri spettatori, buonasera Michele, grazie per l'invito. A proposito di spettatori, salutiamo oltre ai nostri classici follower che ci seguono da sempre su Facebook, anche gli amici di TC2 Sport sul canale 272 del Digitale Terrestre. Tra l'altro, per interagire con noi, ora leggeremo anche il pubblico in chat. Per chi ci guarda dal Digitale Terrestre potete naturalmente commentare insieme a noi cliccando mi piace sulla pagina Facebook Finestra sull'Arena e tramite la diretta potete appunto farci le vostre domande. Tra circa 25 minuti sentiremo al telefono anche il nostro Davide Di Quinzio che ha da poco lasciato Pisa, ma intanto andiamo a salutare i miei compagni di viaggio, a cominciare da Simone Del Moro di Radio Blu, una sorpresa. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Aurora Martinti di Pisa 24. Buonasera a tutti, ben ritrovati. E naturalmente Gabriele Bianchi del Pisa Siamo Noi. Buonasera. Ok. Salutiamo anche la chat con ecco Franco Si Zanfarici. Sente un po' poco, dicono. Vabbè, alziamo come al solito, alla regia lo diciamo sempre, alziamo un po'. Perché ormai dobbiamo, è un rito, dai. Perché l'audio che va bene per la TV non va bene per Facebook, so, bisogna adattare no, diversi. No, perché poi c'è da dire che siccome la scorsa settimana c'era successo più o meno uguale, abbiamo vinto a Cremona, allora abbiamo voluto allora alziamo il volume gradualmente. Questo rito. Alziamoci che certo, certo. Dai, allora. Noi partiamo piano piano e arriviamo al massimo. Allora, andiamo a salutare Massimo Bo, il nostro follower numero uno, non se ne perde una di puntata, ragazzi. Ciao Massimo, ciao, grande Massimo. Saluto Lorenzo e parla del ritorno del grande Matto. Ormai ci siamo, parleremo non anche di questo. Non l'avrei mai detto, eh. Vabbè, dai. Poi Alessandro Petri, buonasera a tutti, Alessandro, buonasera a te. Sì, Giuseppe Ipsano Passone mi ricorda una cosa che mi ha scritto, poi la vado a riprendere. Jacopo Poli che saluta Lorenzo, ospite ciao, di Jacopo, lo saluto, grazie. Preparato, preparatissimo. E poi vabbè, Andrea Scarpellini, di nuovo Michi CSP, Franco Tortorici, Francesco Valerini, il nostro ospite la settimana scorsa. Vedo già tra l'altro in pronta battuta anche Davide Di Quinzio che ci ha cliccato mi piace. Poi Felice Foresta che parte con il suo sua poesia, sua riverenza, un caro abbraccio a tutti. Che febbraio porti tanti frutti, domenica speriamo in un'altra gioia, in campo ci saranno tanti duelli, ma noi abbiamo 7 di vittoria e di caricarci con l'inno di Bocelli. Parleremo anche di quello. Roberta Lapucci, ciao. Allora, mentre verifico l'audio, perfetto direi, andiamo invece a dare una primissima opinione su quella che è la vittoria del Pisa a Cremona per 4-3. Dobbiamo fare un po' di cose, la vittoria, calciomercato, un po' di notizie, c'è anche quello del Pisa. Allora, il primo commento non può che andare naturalmente a Lorenzo Pera. Come l'hai vissuta questa partita? Insomma, diciamo che come penso tutti voi e tutti i nostri amici a casa, dopo il 2-0 ero un pochino scoraggiato, ma più che altro perché vedevo che la squadra ci provava anche dopo l'1-0, ha creato qualcosa. Il problema è che prendere 2 gol alla prima occasione subita, ovviamente ho avuto molta paura che potesse essere una mazzata decisiva. Invece poi, che dire, questa squadra ci stupisce sempre e con anche fortuna anche la Cremonese ci ha regalato il 2-1, che secondo me alla fine è stata la vera rete che ha reso possibile questa impresa e questa rimonta, è stata quella lì di Minesso per il 2-1. Anche la Cremonese ha sbagliato in difesa così come noi avevamo sbagliato sul 2-0 e poi il secondo tempo la squadra ci ha fatto vedere la reale pasta di cui è fatta fino a ribaltare una partita che personalmente dopo il vantaggio della Cremonese l'avevo vista male. 3 punti veramente fondamentali per questa classifica che ogni domenica cambia così repentinamente, veramente aver elevato un'altra concorrente penso sia fondamentale. Eh sì, allora il tuo cuore come ha battuto in occasione del gol? Devo essere sincero che prima sulla... Anzi, prima lo chiediamo naturalmente a Lorenzo. Quando l'ha battuto la punizione Gucker io ho detto che se fa gol Pisano... Penso che davvero mi sarei tatuato, me lo sentivo, ho detto, ero io che guarda con i miei amici, ho detto,
secondo me Pisano subito ci regala qualcosa e poi non ci potevo credere, ha fatto col Pisano, avrò urlato 5-10 volte, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Anch'io ho detto però, non ci credo, non ci stesse parole, 5-10 volte, stesse parole, è stato favoloso. Comunque un bel gol tra l'altro secondo me, perché ci ha visto che ci ha creduto, il tiro di Masucci là fuori, lui ci ha messo lo stesso la testa, quindi bravo a Pisano e tre punti veramente fondamentali, ripeto. Tra l'altro ci ricorda Massimo Bo a Pisa Cremonese 84, perché Aurora 4 gol all'andata, 4 al ritorno. Sì. Il tuo cuore è impazzito. Senti, insomma, devo dire la sincera verità, ora non mi voglio fare grande, però avendo un'età diversa dal nostro ospite, io di partite ne ho viste tante e l'esperienza insegna che quando una squadra, soprattutto in casa, segna troppo presto, io la prima cosa che ho detto, ovviamente dal divano, quindi comodamente, non coinvolta né in campo né insomma dalla zona dei giornalisti, quindi con un altro tipo di emozione, ho detto che secondo me questa partita sarebbe terminata diversamente, non a favore della squadra di casa. Questo perché di solito chi parte troppo presto poi subisce sempre anche un contraccolpo. Sono stata fortunata perché poi ovviamente il Pisa ormai ci ha abituato a prestazioni, soprattutto in trasferta, direi, cioè veramente da squadra di alto livello, perché ha sempre attaccato, ci ha sempre creduto, e devo dire che il gol di Masucci mi ha sorpreso, non perché non creda nel giocatore, che è uno dei più forti della secondo me proprio anche della Serie B, ma comunque del nostro gruppo senz'altro, insieme a Marconi, insomma è un attaccante validissimo, ha fatto un gol strepitoso che sì, mi ha ricordato, ovviamente con dovuti distinguo, il gol di Ronaldo, che si eleva più su di tutti e frega di netto il difensore, perché è stato di una velocità e di una capacità di elevazione. Un difensore come Clayton, insomma. Cioè, sinceramente, io l'ho trovato una prestazione ottima. Io una cosa così proprio veramente l'ho vista raramente, perché pur essendo non altissimo riesce a fare delle cose. Questo non per parlare del singolo, ma senz'altro lui mette sempre una carica. E la partita l'ho un po' paragonata a quella di Trieste, per certi versi, per le emozioni che ha regalato, per il momento particolare in cui il Pisa insomma doveva cercare di far punti, perché sì, come diceva anche il nostro amico, cioè praticamente la coperta è veramente corta, i punti Cioè le squadre sono veramente tutte vicine. Parliamo anche di questo. Allora, due commenti al volo, qui vedo Corrado, deve dotare di defibrillatori tutti i tifosi, dice Alessandro. Salutiamo anche Marco Terzuoli. Serata da malore, mi sono ripreso sabato pomeriggio dopo alcuni calmanti, dice Giovanni Maffei. E Guglielmo Baldini che vuole che il mister firmi a vita, persona seria. Poi salutiamo Mirko, salutiamo Giampi. Allora Simone, che cosa si può dire di questa gara così pazza? Ma guarda, una gara pazza sicuramente, ma io penso che già da gennaio dello scorso anno che il Pisa ci ha anche un po' abituato a queste rimonte, no? Anche lo scorso anno le ha fatte, e lo dico apposta questa cosa, questo paragone, perché io vi ho già detto che io vedo tanta similitudine nel Pisa dello scorso anno con quello di quest'anno, soprattutto in questo inizio del girone di ritorno. Allora, analizziamola a modo, la partita effettivamente il Pisa non ha giocato benissimo, bisogna essere onesti. Il Pisa rispetto alle partite precedenti forse sul piano del gioco ha fatto qualche passo indietro, soprattutto con la partita della Juve Stabia. Con la Juve Stabia il Pisa ha fatto una partita spettacolare sotto tutti i livelli. Esatto, forse gli è mancato un pochino più di centrocampo in questa partita con la Cremonese e ha sofferto le incursioni, errori singoli che hanno penalizzato sicuramente la squadra. Però è venuto fuori per l'ennesima volta il gruppo, la voglia, la volontà, la grinta, la voglia di non arrendersi mai, a rimettere in piedi una partita che non era semplice. È stato fondamentale il gol di Minesso, che sul 2-1 ti ha un pochino riacceso il lume, perché lì veramente il pericolo, come diceva Lorenzo, era che fosse stata una mazzata finale. E poi un Masucci strepitoso che veramente ha fatto di tutto, ha fatto segnare, ha segnato, ha recuperato palloni, ha messo palloni in aria. Cioè veramente questo è l'ennesima riprova che Gaetano Masucci è un giocatore dal quale il Pisa non può assolutamente prescindere. Detto questo, ti dico, a mio avviso due sono stati i giocatori che hanno preso per mano il Pisa e lo hanno portato alla rimonta, sono Gucker e Masucci. Mio avviso hanno fatto una partita strepitosa anche sotto il livello proprio di carica, ci hanno sempre tenuto il ritmo, hanno sempre cercato
di portare avanti quello che era l'offensiva del Pisa, e a mio avviso si può anche giocare male, ma quando una squadra rimonta così vuol dire che dietro c'è un bel lavoro. Con Gabriele chiudiamo la partita del Pisa e insomma, anche con gli infortuni, no, di Caracciolo e di Sodimo, che sembrava dovessero creare un problema alla fine, all'ultimo minuto, invece insomma alla fine il Pisa ha ritrovato un minesto, in difesa si è messo bene ed è riuscito a portare a casa il risultato. Tra l'altro Sodimo, ve la do qui come notizia, è in forza, ancora in dubbio per la partita col Chievo, potrebbe non esserci, difficile che recuperi, secondo me puntano a portarlo in panchina, vediamo cosa succede. Gabriele? Vabbè, questa squadra ha dimostrato che insomma dopo le defezioni numericamente importanti di dicembre, due giocatori più, due giocatori meno, mi verrebbe da dire che sono un venticello per questo gruppo, che comunque ha affrontato una partita difficile con un ottimo spirito, è andata sotto quasi per caso, ma comunque quasi senza accorgersene, perché comunque si è fatta due gol da sola. Facciamo vedere anche le pagine di Gabriele Bianchi. Ha reso il favore la Cremonese in occasione del gol del 2-1, e poi il secondo tempo è venuta fuori una gara sull'altalena, sull'alto volante, che alla fine ha premiato, secondo me, la squadra più tranquilla di testa, perché comunque la Cremonese è una squadra che ha giocato in maniera altamente preoccupata di tutto quello che veniva in campo. Insomma, il gol del 2-1 li ha completamente destabilizzati, sono rientrati nel secondo tempo col baricentro basso di 30 metri, hanno preso gol subito, hanno ripreso subito il terzo. Insomma, sono d'accordo con Simone dei migliori in campo, infatti sono i giocatori a cui ho dato il voto più alto, anche Cucca ha fatto una prestazione mostre. E impreziosita dal salvataggio sulla linea, che è vero che è casuale, però secondo me è tanto casuale non è, perché quest'anno è la quarta volta che si suggerisce a Gori. Due a Trapani, una non mi ricordo più dove. E mai dato un 10 tu? Generalmente non lo do, il senza voto in positivo è come se fosse un 10. La partita di Masucci è qualcosa da far vedere nelle scuole calcio. Noi abbiamo bambini. Dato un 9 per tutto, a parte il gol è contro le leggi della fisica, perché comunque è saltato sopra un difensore 20 centimetri più alto di lui, rubandogli il tempo. Mette lo zampino su tutti e quattro e poi bravo, gol, su quattro, cioè ha messo lo zampino su tutti e quattro, esatto. I gol, il primo ha recuperato palla e ha vinto il contrasto che poi ha permesso a Minesso di fare il gol del 2-1, e poi gli altri due è stato proprio l'uomo assist, e diciamo, per dirla con una battuta, se si aspettava Batman, stavolta l'ha decisa Robin. Allora, bravo. Adesso mi è piaciuta, bravo. Cosa, scusa, se si aspettava Batman. No, sentite che Robin. Parlava Michele. Ho detto, si aspettava tutti Batman, stavolta l'ha decisa Robin. Ah, scusa, però scusa. Per me Robin è anche Massimo Bova, il nostro ascoltatore, che è sempre che è veramente un fondamentalista marconiano. Bella questa. Comunque, a parte gli scherzi, andiamo a vedere il calciomercato, perché due notizie, quella naturalmente dell'analisi fatta con Sesta Porta, lunghissimo articolone che come al solito cerco di mettere sempre in piedi il giorno dopo ogni calciomercato, tra quello di gennaio e quello estivo, difficile da scrivere quanto logorante è il mercato in generale, che è un argomento che a me non piace in realtà, poi alla fine siamo tutti costretti a scriverci, insomma, di mercato, però devo dire che in queste 12.000 caratteri, perché sono 12.000 caratteri questo articolo, c'è un po' racchiusa la storia del calciomercato estivo in ogni sua sfaccettatura. Andiamo in fondo, perché andiamo in fondo, regia, che volevo fare vedere anche le liste, insomma, la tabella finale del mercato, eccola lì, fermi, più su, ecco qui, Luca Vido, Danilo Soddimo, Vladan Dekic, Eros Pisano, Antonio Caracciolo, Marco Pompetti, 6 acquisti del Pisa, le cessioni Daniele Liotti, Davide Di Pinzio, Cavillinin, Raul Asensio, Alessandro Rivieri, Ramzi Aia, Nicola Sizzillo e Luca Verna, e poi insomma ci sono tutti i vari sfaccettature, appunto, i vari tipi di contratto, tipi di movimento di mercato, insomma li vedete, ecco. Lista over 16 su 18, quindi due posti vuoti per il Pisa, un rischio, chi lo sa, lo vedremo. Il Pisa poi si sa cosa risponde in questi casi, risponde che insomma alla fine non contano i giocatori over, contano i giocatori forti. Questa è quella un po' l'opinione a cui ci ha abituato sempre la triade nerazzurra composta da Gemmi, Giovanni Corrado e Luca D'Angelo a
a commentare. Allora, Gabriele Bianchi, una cosa importante nell'analisi che facevo, voglio dire anche tu come la pensi, era il discorso del giocatore che non solo dal lato tecnico ma anche dal lato umano vanno a migliorare questo aspetto. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che molti giocatori si conoscono, quindi magari c'è un video che ha già giocato con tre giocatori che ha avuto la primavera del Milan, ci sono da chi c'è Pompetti che arrivano direttamente dalla primavera dell'Inter, c'è un Soddimo che conosceva Google, che conosceva Caraccio, che naturalmente sono stati insieme anche loro a Cremona, c'è un Pisano, uomo di Gemmi, che ha già giocato anche con Caraccio tra l'altro in passato. Quindi sono tutti giocatori che sanno come potenziare da questo punto di vista un gruppo, no? Sì, sì, sono dinamiche divertenti che piacciono tanto ai tifosi, andare a vedere se si conoscevano prima, se hanno giocato in precedenza, c'è dei legami forti. Quello forse più forte di tutti è quello fra Gucher e Soddimo. Gucher ha negato di aver influito sull'arrivo di Soddimo a Pisa, parlando con i colleghi di Cremona sembra che ci abbia influito molto di più Baroni, che lo faceva giocare in una posizione tale da far richiedere la cessione. Quindi insomma, però tutto sommato, ripeto, il mercato l'abbiamo visto tutti, i giocatori li abbiamo più o meno visti tutti tranne Caracciolo e due ragazzi di scuola Inter che, come ha detto il direttore, si faranno e sono stati presi in prospettiva. Mi piace vedere che la società si è mossa su due fronti, il rafforzamento immediato della rosa e aver preso ragazzi di prospettiva che possono darti magari qualcosa il prossimo anno, fra due anni, cioè questo ti fa capire che comunque il termine che a noi piace tanto dire programmazione non rimane solo un qualcosa scritto su carta o su uno schermo di un computer, ma è qualcosa che viene veramente portato avanti da chi costruisce la squadra. Permettetemi di dire, per chiudo, poi non lascio la parola, secondo me è l'ennesima dimostrazione che questa squadra ha due fuoriclassi, uno in panchina e uno dietro la scrivania, allora, che è Roberto Gemmi e Luca D'Angelo. Cioè, allora, Aurora, Simone, volevo dire brevemente, poi... no, che mentre analizzavo la partita non ho detto questo. Allora, il mercato, un giudizio, cioè, è stata data esperienza, se bisogna usare una parola, esperienza, che sono Soddimo, Caracciolo, e però mi volevo sottolineare anche il ruolo di Eros Pisano, che io sinceramente avevo un po' trascurato, e invece quando è entrato ho visto innanzitutto come si è calato nella partita, e quindi un giocatore di forte esperienza, e si vede che lotta, no? Lottava in campo, all'interno dell'area, proprio a farsi intendere, no? E questo lo fanno i giocatori che hanno un'esperienza importante alle spalle, non certo quelli giovani che magari ancora devono farsi un po' le ossa. E mi è piaciuto molto come, vabbè, a parte il gol, come si è calato in questa nuova realtà. Non è facile per un giocatore che insomma è un po' di tempo che era fuori dal giro, soprattutto anche voleva ritornare qui a Pisa, insomma c'era stato bene, insomma una serie di fattori. No? Poi già un pesante attivo, sposato, esatto, con la moglie pisana. Cioè è stata veramente una grande emozione, quindi direi un bel 8,5 al mercato, perché comunque insomma con equilibrio. Mi è dispiaciuta l'uscita di Aia, sono molto sincera, perché era un giocatore che a me francamente non dispiaceva, però tutto sommato posso dire che si è dato esperienza a un po' tutti i reparti. Simone. Sì, no, sono d'accordo con quello che avete detto, nel senso che Gemmi intanto si è rivelato per l'ennesima volta una persona che lavora dietro le righe, dietro le quinte, e lavora bene, cioè cerca di capire le situazioni e soprattutto cerca veramente, un po' come una persona sana, poi fa le sue analisi per arrivare a capire anche quelle piccole cose da migliorare nella propria salute, ecco, così, perché il Pisa poi non era malato, il Pisa aveva semplicemente alcune piccole cose da migliorare, tra le quali la qualità, un pochino più di qualità e un pochino soprattutto più di esperienza, perché insomma soprattutto per salvarsi serve questo. Ha centrato benissimo gli obiettivi, è riuscito a portare via, un po' come lo scorso anno aveva fatto con Benedetti e Pesenti, che l'aveva presi, no? già pronti per giocare, così ha fatto per Soddimo e per Caracciolo. Due giocatori importanti, un po' come gli altri. Vido un giocatore che deve comunque venire fuori, e secondo me verrà fuori, perché al di là che non ha fatto gol, al di là di tutto, però non si è mosso male, deve dimostrare qualcosa in più, questo è logico, però insomma per un attaccante non è mai immediato entrare in una squadra, mentre un centrocampista
crea gioco, un difensore difende, è un pochino più facile per un attaccante dover gestire i palloni che una squadra crea. Entrare nel meccanismo non è semplice, penso che per Vito ci voglia un po' di più di tempo, però è un giocatore secondo me che fisicamente e qualitativamente c'è e può dare veramente una mano, quindi anch'io do un bel 8,5 a questo mercato, azzeccatissimo per l'ennesima volta. Bravo, bravo Gemmi, bravo Giovanni Corrado, bravo, bravo, bravo alla società, poi perché insomma alla fine. Diciamo anche bravo Ricci, no? Che è il patron, che ha passato un messaggio prima di un tifoso. Dimentichiamo, ma alla fine anche lui dietro le quinte, cioè, mi sembra giusto e doveroso, ecco, riconoscere che poi se poi fai degli investimenti e ti butti sul mercato così come si è buttato il Pisa con degli innesti importanti, bisogna anche riconoscere il merito al patron che sta dietro questa squadra, che senz'altro è consigliato da Gemmi e dal nostro direttore. Il fatto che siano stati bravi tutti, perché noi analizziamo il mercato di gennaio, ma va detto una cosa: se voi vedete, questa è una squadra che è stata costruita due estati fa, perché poi è cresciuta in Serie C, l'hai migliorata, sei andata in Serie B, hai mantenuto quella squadra, la stai un po' migliorando, però lo zoccolo duro è quello che sì, tu hai costruito due anni fa, e qui si parla, come diceva Gabriele, la progettazione, quindi tutti gli innesti che sono stati fatti sono comunque in prospettiva anche futura, non sono tappabuchi del momento per cercare di... Certo. Cioè, sono comunque cose studiate per cercare di modellare una squadra per migliorare, per arrivare poi ai progetti che hai, agli obiettivi che hai. Comunque, allora, Lorenzo, invece tu cosa pensi di questo mercato? Il mercato, sono d'accordissimo con tutto quello che è stato detto, è stato un mercato ampiamente positivo, sicuramente hanno detto come voto 8,5, anch'io mi posiziono sotto, intorno a quel voto lì, 8,5 sicuro su questo mercato, che secondo me è andato assolutamente a rinforzare la rosa, sono partiti giocatori che alla fine, per un motivo o per l'altro, non avrebbero trovato spazio, oppure come Aia c'erano anche delle componenti magari esterne, anche per sua volontà ha voluto andare via da Pisa, ma sicuramente si è inaspettato, come ha detto giustamente Aurora, una successione a gennaio, però a volte le volontà del giocatore sono importanti ed è stato giusto accontentarlo. Secondo me comunque abbiamo ripreso al suo posto uno come Caracciolo, che ha fatto anche una serie di presenze in Serie A importanti, io mi ricordo anche due anni fa un gol contro il Milan, col Verona, giocatore comunque molto, molto esperto, che è sempre da sicurezza, è arrivato anche fisicamente integro, quindi anzi. Appunto. Nel coppo del Pisa ci ha anche guadagnato, perché sicuramente hai un giocatore da Serie B, l'ha dimostrato, lo dimostrerà, però come presenze... ho letto che però Aia c'aveva qualche limite nell'impostazione, e come dice sempre D'Angelo, ma l'aveva avuto anche un difensore, ma sai che, alla fine io sono convinto che il Pisa dica molte cose positive, qualche volta naturalmente come tutti può sbagliare, mettiamo conto per esempio c'era un commento che diceva, non era come dicevano alcuni un diritto di riscatto, ma c'è anche il conto di scatto. È il Pisa che lì ha dato notizia che c'era solo il riscatto, certo. E poi alla fine Gemmi ha detto che c'è anche il conto di scatto, quindi si mette d'accordo a volte, se no poi non si capisce come stanno le cose. Poi chiedeva Felice Foresta di Soddimo, abbiamo detto che rimane in forze fino all'ultimo, purtroppo Danilo Soddimo, vedremo. Però, insomma, è giusto. L'unica cosa che mi ha un po' stupito è stato, se ne parlava anche prima di andare in onda, la cessione di Verna così all'ultimo giorno di mercato. In realtà ha stupito anche me. Non ha stupito, devo essere sincero, su quello non me l'aspettavo. Da quello che so è maturata proprio l'ultimo giorno. L'unico colpo che non mi aspettavo in uscita è stata la cessione di Verna così all'ultimo giorno, però anche lui oggettivamente qualche limite in impostazione ce l'ha sempre fatto vedere, forse avrebbe trovato poco spazio col mercato fatto. Però forse meglio anche per lui, probabilmente avrebbe trovato poco spazio il giocatore, e quindi ha preferito sia lui che la società mandarlo fondamentalmente in prestito per fare minotaggio. Questo mercato rispetto a quello di qualche anno fa, dove si prendevano i Sainz Mazza di turno per 6 mesi, ha fatto vedere che pensiamo anche al futuro. Beh, la società è cresciuta, con artisti come Dekic e Pompetti, che secondo me soprattutto Dekic l'anno prossimo, con la possibile cessione di Gori, quasi più che possibile, forse probabile in estate,
visto anche il rendimento del portiere che sarà sicuramente non partirà cercato. Però per meno di una cifra importante, quindi insomma quindi, quello comunque certamente... La società ha già dimostrato che pensa già a lungo termine, cosa che all'inizialmente era un po' mancata. Forse questo è il pregio più grande che ha avuto a far ricredere tutti la società, è vero, perché sono acquisti 4 a lungo termine, se vi ricordate due, il primo due a lungo termine 4 insomma nell'immediato. Il primo mercato della prima serie B con Corrado fu fatto un po' lì per lì, ci fu anche accontentato dai nomi, poi invece si è dimostrato che secondo me ci fu un po' di c'è problemi. Stata lì un vabbè, è inutile tornare sul passato. L'unico acquisto buono di quel mercato fu Masucci. Bravo. Sì, che alla lungo termine. Però lì per lì ci eravamo anche contenti come tifosi, sì, sì, perché lavori abbastanza. Eravamo anche contenti perché si era fatto finalmente del mercato. No, certo. Se vi ricordate arrivarono soltanto 5-6 giocatori all'inizio. Merkel andò via, praticamente Colombato andò via, Colombato andò via. Molti giocatori che erano si ebbe anche sfortuna comprati. Perché a me Landre che piacque molto la Ternana poi si fece male, più male. Di cristallo il ragazzo quella stagione di giro così. Stranamente perché c'è un fisico che la cosa che mi fa ridere è che Manai io leggevo una notizia che adesso è stato inserito è stato inserito nella lista della UEFA Champions League per i problemi che hanno in attacco il Barcellona con che so Suarez che a lungo termine dovrà recuperare è vero, e quindi praticamente Manai è una riserva nei 25 giocatori della Champions League. Vuol dire che non ci si è capito. Ancora inizio la fascia protetta nella quale si può bestemmiare. sì no, ancora è presto. Per favore, ancora presto. Dopo le una. Comunque, torniamo a noi, andiamo anzi a chiamare 21 e 29, chiamiamo Davide Di Quinzio al telefono, quindi andiamo a chiamare il nostro amico ex ormai ex giocatore del Pisa. Ti chiedono info anche sul Lino, diverse cose. Del Lino parleremo, del Lino parleremo. Perché l'hai sentito, eh? Ora lo canti. Non ne posso parlare. Pronto? Pronto Davide? Sì, ciao. Ciao Davide, benvenuto, sei in diretta su Finestra sull'Arena, ciao. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao. Grazie a te, ciao, una... Per noi è una prima volta averti come nostro ospite telefonico, fa molto piacere perché insomma sei una delle persone che è rimasta e che penso che rimarrà anche in futuro nel cuore di tanti tifosi, sia dal lato tecnico che dal lato umano. Mi fa piacere, dai, questo qua è importante, quindi vuol dire che ho lasciato qualcosa, dai. Ti troviamo purtroppo da ex giocatore del Pisa perché ora hai incominciato una tua nuova avventura ad Alessandria. Su questo ti faccio semplicemente una brevissima domanda, che poi insomma sei appena arrivato, praticamente come sta andando il tuo ambientamento lì? Tutto bene, dai, per adesso bene, il gruppo è buono, bisogna solo trovare i risultati, ma arriveranno, dai. Allora, ti faccio una battuta, però te la faccio, mi raccomando, con Eusepi tenetelo a stecchetto quel ragazzo, tenetelo a stecchetto. Però mi sembrava insomma doveroso anche sciogliere un attimino con una battuta. Allora Davide, immagino che tu la partita di Cremona l'abbia seguita in qualche modo, dai. Sì, l'ho vista. Che cosa hai pensato? Insomma, hai lasciato un gruppo che era solido e si è confermato tale. Sì, è uguale a quello che ho lasciato, non mollano fino all'ultimo minuto come l'anno scorso e questa partita l'ha dimostrato. Aurora, prego. Sì, allora, oltre ai sport... Aurora Martin. Ciao Davide. Ciao. Oltre ai sporti, il fatto che sono veramente dispiaciuta perché davvero, come diceva Michele, sei uno dei giocatori e per atteggiamento sul campo, ma anche fuori dal campo, per la tua gentilezza, per il tuo fatto di esserti sentito parte di noi, rimarrai sempre comunque... uno di noi è scritto pagine importanti della storia di questo Pisa, per cui anche se il calcio è questo, no? Io penso che un giocatore poi quando si trova ad allontanarsi da posti dove è stato bene ha un pochino di malinconia, no? Per quello che ha fatto, ma c'ha anche tanta voglia di far bene. E voglio insieme a te, anche se è una domanda banale perché immagino già cosa mi risponderai, chiederti qual è stato davvero il momento più felice. Immagino che lo so qual è, però mi piacerebbe ripercorrerlo con te. E il ricordo più bello che ti ricorderà Pisa, anche sotto il profilo familiare, ma anche sotto il profilo professionale. Vabbè, domanda scontata, dai. Facilissima, facile, la finale di Trieste, quindi... È stata un'emozione grandissima, poi anche tornare a Pisa e festeggiare con tutti i tifosi
rimarrà nel cuore mio, ma anche di tutti voi. Ma poi cosa hai pensato nel momento in cui ti sei liberato di quella marcatura e hai lasciato partire quel cross? Insomma, magari anche un po' sbilanciato, tra l'altro. Sei riuscito a fare questo pallone precisissimo, tra l'altro. È stato istintivo e meno male è andato così, dai. Per tutti quanti è stato perfetto. Certo, poi è stata una stagione per te anche, se vogliamo, in qualche modo iniziata con qualche difficoltà, perché hai avuto quel problema all'occhio in estate, e lì ti chiedo invece il gol, quello su punizione con la Salernitana, se non sbaglio, sì. Che liberazione è stata per te? Una grande liberazione, anche perché dopo quello che ho passato quest'estate non è stato facile. E quindi per me è stato, diciamo, molto molto bello quel gol, e aver giocato in Serie B è stato bellissimo. Peccato che sia finita così, ma bisogna guardare avanti. Ti faccio invece una domanda sull'attualità della squadra nerazzurra. Secondo te che cosa deve fare, visto l'andamento di questo campionato un po' pazzo, un po' difficile anche ancora in realtà da capire, da tradurre, per quella che poi è una classifica molto corta. Quindi cosa deve fare il Pisa secondo te per arrivare alla salvezza? C'è una ricetta, c'è qualcosa che secondo te può fare la differenza? Beh, penso che debba rimanere unito e giocare come nelle ultime due partite. Migliorato anche il gioco, l'intesa con i compagni, quindi secondo me sono sull'ottima strada per la salvezza. Però l'importante è che rimangano uniti, anche dovendo fare delle sconfitte, l'obiettivo lo raggiungeranno sicuramente. Simone De Mora, per te una domanda. Sì, allora, ciao Davide. Voglio farti, visto che tutti fanno la domanda qual è stato il momento più bello, il gol più bello, tutte queste cose, io faccio una domanda opposta e ti dico: in questi anni a Pisa, qual è stato il momento più duro per Davide Di Quinzio e come lo hai superato? Qual è stato il segreto, comunque il fattore che ti ha aiutato a superarlo? Se c'è stato però un momento difficile. Sì, sicuramente diciamo che il primo anno con i tre cambi di allenatori, forse il momento in cui c'è stato mister Pazienza è stato un po' quello più difficile, un po' quello più duro. Per noi. E poi vabbè, l'eliminazione dai playoff al primo turno con la Viterbese, anche con diciamo il pubblico pisano non molto felice, non è stato bellissimo. Ci siamo rifatti l'anno scorso. Decisamente. Con gli interessi a un certo punto. Cos'è sempre così, guarda. Cos'è davvero che ti ha aiutato in questi momenti qui il gruppo? C'è stato qualcosa che poi vi ha fatto anche poi, perché poi alla fine siete arrivati alla promozione sicuramente, però levarsi le scorie di queste delusioni non è facile sicuramente. No, anche perché l'anno scorso fino a gennaio eravamo decimi, se non sbaglio. Sì. Forse ci portavamo indietro ancora l'anno prima. Sì. Davide? Aspetta, poi che dopo è scattato qualcosa in noi e ci ha portato fino alla vittoria di PS, che è stata fantastica. Lorenzo, una domanda per Davide. Sì, intanto saluto con affetto Davide. Secondo me il fatto che tu sia rimasto così tanto nei cuori dei tifosi, il fatto è, c'entra sicuramente molto la promozione, direi particolarmente la promozione, ma anche il primo anno, come hai detto te, le cose non andavano bene, tu sei stato uno di quei giocatori che quando andava in campo il suo lo faceva sempre, per la maglia dava tutto. Credo che sia questa la qualità che ha fatto sì che in soli due anni tu sia rimasto così tanto nei cuori dei tifosi, che alla fine anche quando le cose non andavano bene eri uno di quelli che si distingueva sempre in campo. Ti ringrazio per i complimenti. Mi fa piacere, perché alla fine bisogna sempre dare tutto, poi si può giocare bene o male, però l'importante è dare il massimo e dimostrare attaccamento e voglia. E diciamo che questa voglia che avevo e poi abbiamo avuto tutti ci ha portato a vincere i playoff, che forse erano inaspettati all'inizio. Sì. Gabriele Bianchi, un'ultima domanda per te. Sì, ciao Davide, una domanda. Facciamo tutto il giro, ci siamo sentiti. Quello che ti avevo detto, l'ho detto. Diceva, Alessandro, hanno preso quella punizione e calciasse la Juventus Under 26, è rimasto nel cuore. A parte le battute.
lì c'è il Monza che ormai insomma mi sembra abbia un po' fagocitato il campionato. Avete, cioè, lì poi playoff, sai, ne sapete bene, la lotteria, c'è la voglia di provare a dar fastidio magari, perché poi può succedere tutto. Sicuramente, noi proveremo ad arrivare il più in alto possibile per giocarci i playoff nella posizione migliore. E poi dopo, come sapete, i playoff sono un altro campionato e vediamo cosa succede. Eh sì. Intanto Davide, ti chiedo anche di salutarmi a Valentina, perché insomma mi ricordo una bellissima intervista che abbiamo fatto con lei, insomma col giornale, è stato una cosa molto molto carina, molto simpatica. E la consentimi anche il piccoletto. Naturalmente ora da mamma deve pensare anche al piccoletto. Che è un nome importante oltretutto. Ah beh, giustamente, no? Ah, Gabriele, vero. Piccolo Gabriele. Detto questo, io ti ringrazio, ti saluto Davide, naturalmente in bocca al lupo per l'avventura di Alessandria. Non ho capito, è andata via la linea. È andata via la linea? Ah, allora, aspetta, peccato. Dicevo, salutami intanto Valentina, con cui abbiamo fatto una bella intervista, salutaci naturalmente il piccolo Gabriele. Sì. Volentieri. Un bacione al piccolo. Naturalmente, salutami anche Arrighini, che è un mio carissimo amico, cioè siamo anche cresciuti insieme con lui. E niente, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. In bocca al lupo. Vienici a trovare però, quando potrai. Volentieri, certo. Non ti dimenticare. Ciao. Ciao. Vedi, allora posso dire, perché certo, siccome sono un po' sentimentale io, purtroppo, cioè, e quando, cioè, il mercato a me rimane antipatico in realtà, non tanto perché vabbè, quando perde elementi, cioè, come io sinceramente ve lo devo dire proprio sinceramente, a me mi ha commosso quando ho sentito che lui andava via, ma guarda che non è che abbia fatto chissà che cosa, però è un ragazzo veramente, oddio, no va bene, però no nel senso, non è che era un attaccante, da 20 gol a stagione, dici il bomber, però aveva, a parte uno stile secondo me la sua classe classe è riassunta in quel cross di Trieste, dove, esatto, penso il 90% dei giocatori cerca la rimessa laterale, lui si smarca e la mette in mezzo. Sì, però è anche la sua gentilezza, educazione, è anche come si è inserito una persona responsabile nell'ambiente. A me è piaciuto tanto, poi con questa sua famiglia molto carina, molto integrata, e mi dispiace che poi vanno via queste persone. Io gli auguro tutto il bene del mondo, perché se archiviamo il calcio, c'è anche questo, si dovrebbe mai affezionare ai giocatori, proprio perché è uno sport dove non c'è, o meglio, la gratitudine non è poi questa quella di Rino Gattuso. Vabbè, lo sapete, è una quante filosofia. Ma infatti, guarda, a me la curiosità più grande, cioè curiosità, la cosa per come sono fatto io, ovviamente non riuscirò mai a capirla, è quando cambi squadra, cambi città, cioè il mestiere del calciatore ti porta anche veramente a dover necessariamente tagliare diventare una persona abbastanza fredda, a camera stagna, cioè nel senso che in quel momento sei lì, poi devi staccare e ti devi mettere, non è facile, perlomeno per come sono io. Leggiamo qualche commento. Era per ci sono tantissimi commenti in favore di Davide, vedo, c'è cioè un plebiscito praticamente, Marco Marrucci, Diego Tortorici, Simona Pucciarelli, vedo anche la saluto perché è una mia Checco, amica. Giuliana Di Quinzio, che ovviamente parte in causa, poi Sandra Fabbrini, insomma tutti molto e poi vabbè c'è Ivancioni che arriva, ci saluta e parla del Festival di Sanremo di Nigiotti, che ha una provenienza perlomeno dubbia. Sì. Comunque io voglio salutare, mentre siamo a fare saluti, anche un gruppo WhatsApp che voi non conoscete, ma che si chiama Per Aspera d'Astra, ed è un gruppo WhatsApp fatto apposta per un giocatore, non diciamo chi è. Ho già capito. C'è Alessandro, mio cugino, Federico, Valerio e tutti gli altri. Insomma, un saluto a questi ragazzi che ci stanno seguendo. Noi invece salutiamo naturalmente, ringraziamo Del Vitalia come producer della nostra trasmissione per Sesta Porta e su naturalmente anche le frequenze di TC2 Sport. Ringraziamo le pagine come Pisa Olé, oppure Liberato il Pisa, ma anche i gruppi come Pisa Sporting Club, io sto con il Pisa, Malati del Pisa e Jack Pisa, e tutta una serie di naturalmente personaggi che ci ospitano e noi ringraziamo per la loro ospitalità, appunto.
andiamo a chiudere e passiamo un po' a qualche notizia prima di passare anche al all'inno. Aspetta, prima di passare una di queste notizie lo devi cantare, è la settimana del festival. Non posso, allora, aspetta, dunque, allora cominciamo a per la valanga di premi che ha preso il Pisa. Vediamoci subito la notizia di attualità. Ecco, valanga di premi per il Pisa. Bello. Vincono anche i tifosi. Regia, regia, su, bellissimo. Su, su. Eccoci qua, brava regia. Che bella cosa. D'Angelo che è arrivato terzo alla panchina d'oro di Serie C, dietro a Fabio Caserta e Attilio Tesser. Mentre invece nell'Italia Sport Awards, il Pisa che ha vinto, il miglior giovane allenatore Luca D'Angelo. Portiere Stefano Gore, difensore Francesco Lisi, il gol dell'anno, il gol di tacco di Marcone la Lucchese. Riuscito. E poi la miglior tifoseria del girone, che è quella del Pisa. Tra l'altro, parentesi, troppo facile. Visto che hanno dato il gol, il miglior gol dell'anno a Marconi, quello di tacco con la Lucchese, dovrebbe darmi a me il premio del miglior veggente, perché Andrea Martino era presente accanto a me prima che Marconi facesse gol. Andrea Chiavacci disse: Marconi fa sempre gol spettacolare, e gli dissi: ora lo fa uno bello, e fece gol di tacco dopo un secondo, e quindi mi dovrebbero dare un premio. E l'hai chiamato un po' come noi che all'allenamento a Masucci lo abbiamo chiamato tra virgolette per sbaglio, secondo lui Bomber ha fatto due gol. E vabbè, comunque lasciamo perdere. Passiamo un'altra notizia invece a... vediamo un po' dov'è l'inno. Aspetta, perché ci arriviamo. Sono curiosa, sono curiosa. Arriviamo all'azienda di costruzione, nuovo main sponsor del Pisa, è Cospec. Tante aziende di costruzioni, se vogliamo, che si in qualche modo auspicio. Sia anche una mossa strategica per lo stadio. Chi lo sa? Anche perché come idea ci sono siamo a febbraio. Siamo a febbraio, tra poco anch'io tornerò a parlare di stadio. In questi giorni farò un articolo riassuntivo di tutto quello che sta succedendo, e questa è un'altra notizia interessante. Chiudiamo. Cosa sta succedendo allo stadio? Qualcosa ci può anticipare? Anticipiamo il fatto che siamo a 20 delle osservazioni discusse su 65, quindi comunque siamo a un terzo, diciamo, delle osservazioni discusse. Quindi dopo di questo la fase del comune si chiuderà e toccherà al Pisa e alla Yard, che è l'azienda che sta preparando il... diciamo il piano economico finanziario, il PEF, e anche diciamo il progetto definitivo da sottoporre, che arriverà non subito dopo la variante, ma credo qualche settimana, massimo mese. Secondo me a marzo avremo, o aprile, il progetto, e poi si partirà con il tutto. Allora, Gabriele Bianchi. Perché vedi anche? Perché parliamo dell'inno del Pisa. Eccolo. Canta lui, lo canta. Non siamo in fascia protetta ancora. Vediamo l'articolo. Vi posso anticipare che questo è un inno anche un po' goleardico. Io ho scritto un verso nel mio articolo per La Nazione. È stata praticamente un'esclusiva che ci siamo ritrovati tra le mani, perché sono capitato, ho avuto una soffiata che ci fosse il Pisa a registrare l'inno del Pisa, siamo andati e l'abbiamo intervistato, abbiamo fatto. Sono forti gli avversari che combattono da eroi, ma alla fine capiranno che più forti siamo noi. È un verso, come tanti, insomma, versi di questa canzone, che poi fa Ale Pisa, Ale, Ale, che è poi il titolo della canzone. È molto corale, come una canzone... come potremmo definirla? Io l'ho ascoltata, perché ero lì, quindi l'ho sentito per un'ora registrare questa canzone, quindi l'ho sentita in loop per un'ora. E devo dire che è una canzone che ha entusiasmato molto. È orecchiabile. Diciamo che è una canzone, potremmo definirla. Mi interessa più questo di Sanremo. Quasi, ecco, quasi corale, nelle corde di Bocelli. Ecco. Ma qualcuno che cantava era con la tutina aderente per caso? No. Era un coro giovane, erano anche, devo dire, l'orchestra era molto giovane. Secondo me c'erano anche ragazzi di meno di 18 anni che suonavano l'orchestra. Infatti io li vedevo alle spalle quando poi sono andati via dall'orchestra e ho detto: mamma mia, questi qua... Io non ho completato niente nella vita, praticamente, perché questi suonano i violini, i flauti, le trombe, e io invece sono un umile, modesto giornalista che, insomma, non arriverò mai a essere un artista come loro, naturalmente. E vabbè, questo... il violino può essere un giornalista col violino. No, vabbè. Non è che... Qualcuno ha fatto anche la battuta se avessimo copato Girardino col violino, però non è così. No, Gabriele l'ha sentito, perché io l'ho fatto un po' sentire in Svizzera. Non possiamo farvelo sentire, perché sennò... No, avremmo danni per milioni di euro di, ovviamente, di
da parte della Bocelli Foundation, quindi non vogliamo avere problemi e quindi non ve lo possiamo fare sentire. C'è un embargo, l'embargo per che venga ascoltato questo inno naturalmente verrà pubblicato dal Pisa. E poi quando sappiamo? Entro la fine del campionato. Ecco. Che secondo me è salvezza acquisita, secondo me. Okay. Questa è una mia opinione personale. La cosa importante, non è perché perché sapete la scaramanzia è quella. No, perché queste sono cose che portano storicamente ad un male che voi non avete idea. Questo voi non sapete. cioè te canti l'inno con giochi Pisa contro il Canicati che te perdi. Ma è scontato, quindi portano male, quindi a salvezza acquisita si fa. Sì, si io me la potrei anche cantare, il problema è che dovrei fare la voce da tenore, quindi non posso. Michele, copyright, e poi insomma siamo anche, ci hai dato non si potrebbe mai, quelle piccoli input che ci hai aumentato la curiosità. Vabbè, però c'è del live, dai. A me la curiosità me l'ha levata perché me l'ha fatta. Tu l'hai sentito, però non posso dire niente, però puoi dire che è nelle corde di Bocelli, possiamo dire questo, dai. Sì, appunto, avete presente l'inno, quello canta Funen, è tutto l'opposto, cioè, della serie. Tanto... anche il testo è diverso, insomma, è... Posso dire, non è un inno. No. Vabbè, è una canzone... Non è un inno, poi a livello musicale è chiaro che non c'è paragone con quello di prima, perché, insomma, però io l'inno, cioè, le guardate le partite, lo sapete, l'inno c'è quello dei nostri cugini a sud, c'è quello dei nostri cugini... L'inno, secondo me, è qualcosa di più... Vabbè, quando lo ascolteremo, vedremo. Ti faccio una domanda secca. Non tiriamo giudizi prima. Ti faccio una domanda secca, visto che siamo in tema Sanremo. Ecco. Meglio Bocelli o Alberto Nelli? No. Vabbè, sono due generi. Come canzone, eh? Sono due generi diversi. Ah, questa è una risposta molto paraculesca. Sì, però, è cristiana. È una... allora, ma, no, cristiana. No, ma te parli meglio Bocelli? No, scusa. No, per la canzone meglio sul Pisa. Come inno, meglio... ragazzi, non è un inno nemmeno quello di Alberto. Quello di Alberto è una splendida canzone che state parla di Pisa. Una cosa che ancora quella, non quella canta Funel è un inno. Quella che fece il maestro, non mi ricordo come si chiamava, quello che faceva Pisa in Serie B. Quello è un inno. Questo che mi hai fatto sentire non è un inno, perché se te vai in conservatorio e dici questo è un inno, ti prendono e ti buttano dalla finestra, proprio perché a livello musicale non è un inno. Però è una canzone potente, è una, a livello vocale. Sì, è una canzone, ma è, allora, è un inno non da stadio, è un inno da corale, da chiesa, corale. Perché il Pisa in fondo è una religione. Che mi fa restare, io lo so, perché te mi fai spoilerare. Andiamo avanti con la scaletta. Però sicuramente è un inno da ascoltare, questo sì, sicuramente è da ascoltare. Quindi... Ma quello sì, per esempio, ci ha messo le mani Bocelli, l'ho scritto io, se l'avevo scritto io era venuto un troiaio, questo è chiaro, l'ha scritto Bocelli, siamo d'accordo che, cioè, forse anche troppo bello, però ripeto, l'inno, e si torna col discorso... mi trovo d'accordo con Gabriele che quello di Funel anche a me piace parecchio. No, cioè, quello canta Funel. Mi faccio senza dirlo. Cioè, per me l'inno del quando te vedi le partite al Franchi, quando te è l'inno, basta. Quando te aspetta, quando te vedi le partite al Franchi, che c'è quel allora. No, allora basta. Però non possiamo accennare le note di offerente differente. No, basta. È un inno. Cioè, ti ricordi, ti rimane nella testa. Ma non lo possiamo sapere, Gabriele. Non l'abbiamo ancora ascoltato. Ma ha chiesto un giudizio, io lo sto dando. Okay. Non l'abbiamo ancora ascoltato, non lo possiamo dire. Abbiamo fatto anche ridere i nostri telespettatori. No, è più che altro che. Però diciamo che abbiamo aumentato il vostro hype, la vostra attesa per questo inno. Non pensavo che poteva andare a finire così, se no non avrei chiesto niente. Adesso Gabriele è pronto a dire messa così con questo talamo. Sì. Allora. Guarda, bravo! C'è una correlazione. Allora, basta, signore. Parliamo di Pisa Chievo. Io faccio fatica veramente adesso a tornare serio. Salvaci tu, Lorenzo. Pisa Chievo, che proprio. Anche perché se prende la ridolina lui finisce. Arriviamo a questa partita di domenica. Una partita come tutte, difficili. Più che altro mi fa paura la sconfitta del Chievo di domenica in casa col Venezia. E mi fa molta paura che abbiano perso in casa col Venezia. Sono un po' sorpresa.
Secondo me arrivano all'arena un'altra sconfitta sarebbe veramente brutta perché questa classifica alla fine anche il Chievo se perde a Pisa deve guardare più indietro che avanti. Quindi anche per loro secondo me arriveranno col coltello tra i denti. Sono sempre le solite frasi, tutte le partite sono state difficili e mi fa molta paura che abbiano perso in casa col Venezia. Se magari avessero vinto arrivavano un pochino più, tra virgolette, rilassati, anche se in questo campionato non si può mai rilassare nessuno. Però ecco, non sono contento anche per la classifica nostra che il Venezia abbia vinto a Verona, e in più che proprio il Chievo abbia perso e che ora lo troviamo noi. Un punto divide il Pisa dal Chievo, 29 punti nell'Azzurri, 30 punti il Chievo. Simone, una gara all'andata che ha visto una doppia doppietta, se vogliamo, doppietta da assist per Belli, doppio Marconi, entrambi un po' lontani dai riflettori negli ultimi mesi, un po' di più naturalmente, molto di più Francesco Belli. Insomma, che dire di questa gara? Ma è una gara, è un'altra gara importante. Logicamente, io prima non l'avevo detto, ma comunque la gara con la Cremonese era sicuramente importantissima. E ora, proprio in virtù delle gare prossime che il Pisa deve affrontare, intanto nelle gare di andata la partita contro il Chievo Verona mi impressionò. Il Chievo Verona mi impressionò tantissimo. Soprattutto a centrocampo, quando per sbaglio gli hai dato le chiavi del centrocampo non hai più visto palla, cioè ti hanno veramente fatto due gol, hanno giocato benissimo e ti hanno lasciato nella tua metà campo, quindi è una squadra sicuramente costruita bene, una squadra importante e che ha esperienza, non è una squadra insomma neopromossa, anzi è una retrocessa, quindi ha anche Ha avuto diverse tutta... anche difficoltà in qualche Ha dovuto modo, eh. avere difficoltà economiche, però sicuramente non è una partita facile per tutta una serie di motivi, per la forza della squadra, per l'esperienza e, come diceva Lorenzo, per il momento che sta attraversando da Una cui vittoria nelle deve ultime uscire. sette, non vorrei Esatto. sbagliare, ma mi sembra proprio una vittoria solo nelle ultime sette gare. Esatto, quindi è una squadra che deve per forza, però è anche vero che anche la Cremonese doveva per forza vincere, alla fine abbiamo vinto noi, quindi cioè, poi non è, anzi... Forse se da una parte è vero può essere la cosa difficile, dall'altra può essere un tuo punto di forza, perché comunque arriverà una squadra che ha il peso di dover dimostrare qualcosa quando te invece arrivi dall'entusiasmo di una vittoria importante come quella contro la Allora, Cremonese. prova di maturità perché il Pisa non fa due vittorie consecutive dal 15 di settembre, non vince all'Arena dal 2 dicembre. Ha battuto una Cremonese sfatando un po' il mito del rianimare I i morti. morti che si diceva in passato. Beh, questa può essere una prova di maturità, Aurora, Cioè, quella col Chievo. decisamente è una partita difficile, lo sappiamo, come ha detto Lorenzo, cioè, viene una squadra in un momento dove la classifica è corta e quindi tutti hanno il coltello tra i denti, perché non è niente scontato per nessuno, a parte il Benevento che può dire di avercela già fatta, ma tutte le altre squadre, salvo qualcuno al primo, al secondo, al terzo posto, che insomma sono abbastanza tranquilli, però poi c'è un paio di punti e una sfilza di squadre. Io dico che il Pisa, ha dimostrato contro la Juve Stabia di essere una squadra molto forte, e anche in casa mi ha sorpreso, perché solitamente il Pisa fa delle partite diverse in casa e in trasferta. In trasferta è il Pisa Gagliardo che piace personalmente a me, battagliero, sempre, sempre in contropiede, e invece in casa deve fare un po' più la partita, a volte aveva un po' di difficoltà a impostare il gioco. Invece dopo, non lo so, dopo il mercato di gennaio, insomma dopo la sosta, sono fiduciosa perché ho visto un altro Pisa, un Pisa più... anche più in grado di costruire anche in casa, affidandosi alla sapienza del centrocampo, Gucker in primis. Quindi, cioè, sinceramente, ogni gara è a sé, non si può fare una No, infatti, valutazione. difficile. No, non si può fare, anche i pronostici dopo sono un po' in E poi difficoltà, parleremo anche dei pronostici. perché, cioè, tutto aperto. È bello di questo campionato, ragazzi, che ogni partita è avvincente, niente è scontato, quindi Allora, sarà bello anche vediamo domenica. intanto Gabriele. Hai già sentito il collega No, Leona? troppo presto, giochiamo di Ok, domenica, beh, lo troverò giustamente. domani, però insomma penso non mi dirà tanto diverso rispetto a quello che mi ha detto 4 mesi fa, cioè lo sappiamo bene, una squadra che viene da un'estate difficilissima, i giocatori più forti che sono rimasti in rosa erano tutti sul mercato, non sono stati in grado di cederli e quindi sono rimasti a dare sostanza a una squadra che sulla carta
è una delle migliori, che però insomma è un punto più di noi, quindi vuol dire che è una partita che ci possiamo giocare alla grande, come abbiamo giocato alla grande quella d'andata, dove alla fine un tempo per uno vende fuori un pareggio giusto. Loro hanno Marcolini che, leggendo un po' rumor, se non è all'ultima chiamata poco ci manca. Ne abbiamo fatto esonerare quest'anno, Ma detto, ma sai, io ritorno col mio cavallo di battaglia. Per ora i quattro migliori allenatori che io ho detto all'inizio dell'anno sono tutti saldi al loro posto: D'Angelo Boscaglia, Caserta e Tesser. Quindi vuol dire che probabilmente ci avevo picchiato poco lontano. Per dire, gli altri, anche nelle panchine, diciamo importanti, c'era tante scommesse. In alcuni casi sono state perdute, come Empoli dopo due allenatori toppati sono andati sull'usato sicuro, cioè uno che ha un curriculum che fa spavento. A Perugia la stessa cosa, hanno preso Cosmi, oltretutto che ha fatto benissimo proprio lì, però insomma poi ha fatto bene in tantissime altre piazze. Quindi insomma è una partita da prendere con le molle, come tutte, perché a ora partite facili non ci sono, perché tutti lottano sempre per qualcosa, la classifica è talmente corta. Io penso che comunque ci siano tutti gli estremi per far bene contro una squadra che penso verrà a giocare, non mi sembra una squadra che abbia nelle corde di venire a giocare una partita attendista. Io l'ho vista a Spezia fece la partita, quindi certo. Insomma non è una squadra che va lì e ti aspetta. Presumo che possa venire fuori un buon spettacolo e presumo, anzi sono sicuro che noi faremo bene. Non parliamo più di prove di maturità e di prove di Eduani, si parla di prove di maturità. Vabbè, questa squadra ormai è tutta la vita che è matura, penso che l'abbia dimostrato, cioè partita importante, ma ormai prove di maturità, ma siamo maturi, siamo già cascati dal ripartiamo da Lorenzo. Vi faccio questa riflessione, poi vediamo un po' di dare un in là a questo discorso. Allora, Pisa che avrà 3 gare in casa su 4 a febbraio, quindi sicuramente è un vantaggio, che punta a recuperare entro la fine del mese alcuni lungodegenti come Ingrosso e Meroni che soprattutto anche dal punto di vista mentale, ragazzo, sono 3 mesi che praticamente sta fuori, e quindi immaginatevi anche a livello di testa un infortunio muscolare che ti viene fuori per 3 mesi quanto possa incidere. Ritrovano Caracciolo, finalmente per la prima volta da un mese, due, l'attacco non ha nessun infortunato. Bene. Quindi ci sarà ampia scelta per Luca D'Angelo contro appunto il Chievo, anche se va detto oggi non si sono allenati né De Vitis né Masucci, e bisogna capire se Masucci possa rientrare con De Vitis, ma io penso che sia più una gestione dei ragazzi, visto che si sono allenati a parte, non è che non si sono allenati a parte. Ecco. Loro sanno gestirsi molto bene, qualche volta lo saltano anche all'allenamento, qualche volta fanno allenamento differenziato, e anche perché insomma De Vitis, lo sapete, si deve gestire un po' atleticamente nel modo suo. Gaetano Masucci, anche lui c'ha 36 anni, è un professionista incrollabile e anche lui conosce molto bene il suo corpo, quindi non abbiamo dubbi che entrambi saranno della partita contro il Chievo, però è un altro fatto a dire. E Soddimo, che è in dubbio fino all'ultimo, però l'emergenza è rientrata. Quindi Lorenzo, mese di partite e una rosa che arriva verso, diciamo, la completezza. Come hai detto te, penso che non sia un caso che l'ultima vittoria in casa sia arrivata il 2 dicembre contro il Pordenone, quando titolari, guarda casa, erano proprio Masucci e Marconi dall'inizio, tutti e due in forma. Quindi è straimportante recuperare tutti e due, tutti i ragazzi, ma più che altro la fase offensiva, di avere Masucci e Marconi, che secondo me, a parte l'acquisto di Video che è un ottimo giocatore, secondo me D'Angelo nella sua testa c'ha che se Masucci e Marconi stanno bene sono loro due a partire sempre. Non è un caso, lo ripeto, che l'ultima vittoria casalinga sia arrivata proprio quella sera lì col Pordenone, dove tutte e due stavano bene. Tornando alle gare di questo mese, direi che oggi è il 6 febbraio, quindi praticamente un mese esatto, domani sarà dal derby con Livorno, e penso che sia un mese decisivo, perché il Pisa gioca praticamente sempre in casa, perché io Empoli la metto come quasi in casa, praticamente, anche per la massiccia tifoseria che hanno di solito a Empoli. Poi si sa, il Pisa praticamente spesso gioca in casa, quindi anche quella la metto come partita casalinga quasi. Tranne Crotone, il Pisa gioca veramente sempre in casa. Crotone, tra l'altro, di martedì sera prima del derby, capitate un po' questo turno in settimana, sì, le pre-derby, così anche di quello ci sarebbe da commentare un po', però vabbè, ci arriveremo, non ci dilunghiamo. Quindi direi che questo mese, secondo me, è il mese in cui il Pisa, parliamoci chiaro, costruisce la sua salvezza da qui al derby. Esatto. In queste 6 partite, 5 praticamente sono in casa.
Parlando invece di quelle che sono un po' le gare del Pisa, ecco, perché poi abbiamo il Chievo in casa, l'Empoli fuori casa, Venezia e Frosinone in casa, io ho un'opinione su quale secondo me è la più difficile, la chiedo Aurora, e che poi andiamo a tornare anche negli argomenti. Qual è la gara più difficile, Aurora? Perugia, allora. Empoli, Venezia, Chievo. Sì, che è, poi continuiamo a fare il discorso di domani. Secondo me è il Perugia. Perugia perché... Ma io vedendo, visto il Venezia che nell'ultima due trasferte ha vinto 1-0 a Perugia e a Verona col Chievo, mi preoccupa. Squadra non sottovalutare, sono d'accordo, però per me l'Empoli sarà la gara più difficile. Empoli. Anche secondo te? Per te? Venezia perché è lo scontro diretto. Beh, io so per certo che si teme negli ambienti azzurri più il Chievo dell'Empoli, però sono d'accordo che Empoli e Venezia possono veramente essere la gara più difficile. Comunque, torniamo a noi, Aurora. Abbiamo detto un mese di partite in casa e fuori, emergenza infortuni che sta rientrando. Forse l'unico problema di un allenatore a questo punto diventa quello scegliere. Della scelta, ma che vabbè, problema ma ci ha insegnato, no, non è un problema, anzi per D'Angelo, D'Angelo ci ha insegnato che anche nei momenti di disastro come a Benevento, perché quando vidi la rosa, no, il tabellino, cioè praticamente non c'era nessuno, i difensori si cercavano perché non ce n'era più rimasti nemmeno uno, poi si fece male anche in grosso, però D'Angelo ci ha insegnato che riesce a miscelare bene i giocatori che ha in rosa, si inventa delle cose veramente azzeccatissime, quindi io sono tranquilla, che dire, cioè è un mese, come diceva Lorenzo, molto difficile, nel senso che pur avendo tante gare in casa, comunque è il mese dove tu, tra l'altro, per questo Pisa forse giocare fa... in casa, viste le prestazioni che fa in trasferta, non so se è così. Esatto, no, sono d'accordo, però è decisamente il fattore campo, insomma, comunque la tifoseria che ti sostiene, dovrebbero essere le gare dove tu devi dare veramente un segnale e raggranellare più punti possibili. Ripeto, però la Serie B non è la Serie C, quindi... No. E tutte le congetture in casa e fuori casa non contano più di tanto, quindi sarei abbastanza tranquilla. Simone, giro anche a te questa considerazione, domanda su cosa? Beh, sulle gare in casa, su gli argomenti che abbiamo parlato adesso, insomma le... Ma senti, io su queste cose qui, cioè, commento sempre difficilmente, perché poi sono sempre dell'idea che ogni gara è una cosa a sé, una storia a sé, ci sono tante piccole dettagli, tante piccole cose che non analizzare diventa difficile. Io penso che, tornando un attimo un passo indietro, analizzando poi tutte le varie gare che il Pisa dovrà affrontare, volevo anche spiegare perché ho detto l'Empoli come gara difficile tra quelle che il Pisa dovrà affrontare. Perché secondo me l'Empoli è una squadra che era già forte prima, è stata rinforzata completamente, è stato cambiato l'allenatore ed è veramente a un rischio, tra virgolette, fallimentare a livello di progetto. Quindi la carica sarà veramente importante per l'Empoli, vincere ora. Non ti dico, ma quale per io aggiungerei a questo, che secondo me Marino è la persona giusta per il 4-3-3 dell'Empoli, esatto, che esatto. Probabilmente non era mai stato poi impiegato. Poi hanno tolto anche qualche elemento come la Gumina, che nell'ambiente... Però l'hanno venduto bene la Gumina, ha detto che l'hanno venduto bene. Anche loro hanno fatto un po' di sfoltimento di qualche giocatore che non si era integrato col progetto. Secondo me, guarda, mi dispiace perché la Gumina poi era stato sponsorizzato come un fenomeno, e lo è, magari lo è, però secondo me si è approcciato con un po' di presunzione all'inizio campionato. E questo sono, la... sono d'accordo. Comunque, mi ricordo proprio un Empoli Crotone o Crotone, sì. Non mi ricordo se era Crotone, mi sembra Crotone. Sì, Empoli è stata l'ultima, sì, penso, ecco, infatti. E devo dire, si era la gara di andata, mi pare 1-1 o 0-0, un pareggio comunque. E lì mi ricordo proprio che la Gumina a volte si lasciava un po' andare, giocava poco per la squadra. E... Beh, non è facile, a volte i giocatori arrivano e nell'ambiente si fanno del bene e invece magari fanno del male. Comunque, ripeto, un mese di partite importanti, bisogna stare attenti veramente a tutte le... Vedo che la pensa così anche un po' la chat, vedo Daniele che parla di Empoli dura, ma anche Massimo che scrive che... Anzi, lui dice che la partita più facile quella con il Perugia. Lui fa il discorso contrario. Se guardi io mi rifaccio sempre quando l'abbiamo affrontata noi, perché poi non è che sto a guardare su DAZN tutte le partite, no? Allora, il Perugia ci fece abbastanza lividi, Sì.
cioè me lo ricordo così vagamente. L'Empoli sì, ci rovinò abbastanza, ma ce la giocammo. Poi per carità, ci sono stati il mercato di gennaio che ha cambiato e ha stravolto. Okay. Fermi tutti, Gabriele, un discorso te lo voglio chiedere naturalmente anche, insomma, su sarebbe anche ora con la sfortuna e gli infortuni di finirla, insomma, no? Penso che sotto questo punto di vista abbiamo già dato e spero e sono sicuro che la situazione di emergenza che abbiamo visto da dicembre sia fortunatamente irripetibile. È un mese importante, ma da lì se l'hanno ogni partita è importante, è difficile, va affrontata con la dovuta attenzione, e sono tutti punti che messi insieme poi si faranno il tesoretto finale e ti diranno dove sei arrivato. Sono tutte partite difficili, sono difficili anche tanto per chi incontrerà il Pisa. Ogni partita ha il suo coefficiente di difficoltà e le sue peculiarità, perché sono incontri squadre diverse, incontri squadre con obiettivi diversi, incontri squadre che hanno cambiato anche abbastanza e quindi fondamentalmente come il Perugia, come l'Empoli, sono anche di difficile lettura rispetto al girone di andata. Sì, avete detto bene, cioè in casa c'è da dare la svolta, cercare di fare più punti possibili. E poi niente, c'è, ha detto, c'è questa partita che aspettiamo tutti in gloria contro ormai una squadra. Ma io, a me fa paura anche per questo. Ma è, sì, anche a me, però si sono lì, allora ci mi fa paura poi... la partita secca, però bisogna vedere come la contestualizzi, perché se arrivo alla partita di Livorno ho 41-42 punti, sì, e il derby, ma poi alla fine, cioè, l'obiettivo è lì, a prescindere da cosa poi viene fuori, certo, certo. Nel derby. C'è quella partitaccia di Crotone di martedì sera, che lì è logisticamente... Siamo già a marzo. È logisticamente, sì, no, ma io poi facevo il ragionamento di Lorenzo del 6 febbraio, 7 marzo, un mese, perché sì, poi ormai siamo 28 giorni, 29 giorni, febbraio, ne metti uno, sono 30, proprio certo. Un mese... Siamo già al derby, praticamente, già non ce ne accorgiamo nemmeno. Quindi c'è quella partita di Crotone, ma lì sono... Sarà sicuramente un derby da... Sai, lì non è che potevi giocare, cioè, pomeriggio, lì praticamente è la settimana del derby... Siamo a 4 puntate dal derby, ragazzi, prendete conto, ormai ci siamo, 3 puntate. No, la cosa, il discorso di Crotone è che si alleneranno poco in quella settimana e non è facile preparare. Penso che questa sia una partita che si prepara anche da sola. Però da una parte è meglio, perché a quel punto giocheremo veramente un derby col cuore, cioè senza tattica, senza nulla, vai in campo e vuoi vincere. Perché ma anche se però è vero che chi ha tutto da perdere è più successo. Simile con la Lucchese lo scorso marzo, che si fece la partita più spenta alla fine dopo quelle 3 in casa. Comunque, Vercelli e tocca Lucchese. Ai pronostici. Abbiamo azzeccato tutti. Abbiamo azzeccato la vittoria, quindi 23 punti Gabriele, 19 Michele, 18 Aurora e Simone. Beh. Quindi io e te siamo ultimi. Adesso... Io ho sperato anche di azzeccare i risultati. Vedi, io stavo pensando oggi, perché stavo pensando al pronostico, no? Non bisogna mai fare 1-0, 1-1, cioè qui si segna molto, non so se hai notato. Quindi 5-4 per il Pisa? No, era non esagerare. No, poi devo partire un'altra volta, porto bene. Vuoi partire? Parto io. Parta lei. Siamo nemmeno superstiziosi. No, ma no, nemmeno un pochettino, un'idea. Quindi? Senti, io direi che il Pisa mi vince 2-1. Sì. Sì, io sono per il 2-1. Sei furba tu, eh? Sei molto furba. Io dico 2-0. 2-0 Michele. Simone. Io ho pensato il 2-0 Michele, dico la verità, mi hai letto nel pensiero. Secondo me sì, 2-0 e questa volta non ci facciamo rimontare. Attenzione Gabriele che... Gabriele è un po' mago, è un po' strego. Io ho un po' paura di Gabriele. Che è uno dei gol prende pochi e pareggia tanto. Però insomma, l'ora avete detto bene voi, di rivincere due partite di fila in casa. 1-0. Vedi, lui va su... La casina che si muoverà molto poco. C'è anche il nostro ospite. Un attimo. Si muoverà molto poco e quindi ora tocca all'ospite, Lorenzo. Io spero che sia una partita in cui non subiamo gol, più che altro, perché veramente tante partite, a parte lo 0-0 di Frosinone, che il Pisa subisce gol anche in maniera spesso regalata. E mi trovo d'accordo con Gabriele, secondo me 1-0 e aggiungo segnato nel finale. L'ultimo quarto d'ora. Guarda, sei dietro di me, mi girerò. L'ultimo quarto d'ora, secondo me la sblocchiamo. Qui si va addirittura. Ma si può fare anche si può dire anche il marcatore, aumento i punti. La classifica tra di voi, non quindi non io perché dico... voi
ripartire, puoi fare la fuga se ancora l'ultimo. Però il prossimo anno potremmo fare però per farmi aumentare un po'. Sai cosa potremmo fare il prossimo anno? Che facciamo giocare la squadra degli ospiti, ognuno però giocano con la stessa squadra, gli ospiti. È carino. Per vedere come vanno gli ospiti. Cioè, che gli ospiti, cioè, siamo tutti io. La squadra degli ospiti. Io due settimane. L'ospite è una classifica a sé stante. Giusto. Due settimane fa, non so se lo posso dire, a un mio amico Pisa Juve-Stabile, l'ho detto, non so se si può, delle scommesse, 1-1, vai a giocare a Juve-Stabile, 1-1. Fatto. Ero sicurissimo che la Juve-Stabile si facesse 1-1. Ecco, manda a me questo. Dai, anche a me, ti prego. No, solo quella volta adesso, che non è Pisa è impossibile. Che la chat sia anche... Sia animata. Ma guarda, abbiamo... 3-0 Pisa di Massimo Boba con tripletta di Button, non poteva essere altrimenti. Poi Pisa Chievo 3-1 Alessandro Petri, 6-4 tripla direttamente Marconi Vido, Minessa autogol, qualcosa sembra di Daniele. Marconi Vido Gucher invece 3-0 ovviamente anche Alessandro, no 3-1 sì, era la risposta prima, 2-1 Giovanni Maffeo Soddimo Vido. E niente, quindi questo un po' i pronostici della, della chat. Posso aggiungere il gol di Fede di Vido, che subentra. Invece voglio far vedere una bella foto che del gruppo a cena questa sera di giovedì. La mandiamo alla nostra regia, se riesce a buttare al volo in grafica. Vediamo un po', regia, ce la facciamo? Intanto salutiamo Liana Bandini. Ciao Liana. Salutiamo Liana Bandini, intervistata oggi sul giornale, tra l'altro... Ecco, volevo ricordare anche la nostra iniziativa della Nazione, io parlavo anche per la Nazione, votate il calciatore nell'azzurro del 2020, ovviamente premio sia per il calciatore sia per voi che naturalmente partecipate, quindi più voti inviate alla nostra redazione tramite il nostro cedolino in regalo col giornale e più avete possibilità di vincere anche premi. Ma maglie, e avremo anche una sorpresa interessante. Ci sono, avete presente i Filbox? Ecco, non dico altro. Quindi, non sì, dico no, ma pensate, cioè, quando poi rifanno lo stadio, lo vincono, nel senso lo smontano e lo mettono a casa. Ah, sì, sì. È quello per cui sanno dove metterlo. Comunque, la foto che ha mandato la rimandiamo anche in grafica. La scena di squadra, vediamo bella. Un Moscardelli che si selfisce. Non vedo Asensio. Però ha detto che Asensio a Cosenza ha trovato due gol, sì, zero punti. Inutili, però vale. Due gol inutili, e finché sono inutili noi siamo contenti così. Quanto pane mangi? effettivamente c'ha il pane, ma su se corre come a Cremona va bene, sì, sì. Anche se salta come a Cremona, vedo anche in grosso Decidio, che ovviamente è quello più diverso dagli altri, mi sembra ovvio. Insomma, cose belle. Però questo dimostra, vedi, quando andai in trasmissione da Massimo mi chiese, no, nel quadro del Pisa chi metti, tutti giustamente metti Pisa, nel quadro ci metti Gemmi e D'Angelo perché sono, no, le figure rappresentative, però io ci ho voluto mettere anche Moscardelli, perché secondo me Moscardelli dall'anno scorso ha fatto un lavoro di gruppo strepitoso, un po' il papo del gruppo, sottolineiamo l'hashtag Family Goals. Family è importante, ma Family Goals forse anche però, perché però lo vedi che lui è sempre quello che fa le scene, sì, fa, sì, i selfie, vero, fa le foto, fa il gruppo, tra l'altro bello. E allo stesso tempo Bacchetta, però sì, ha fatto degli anni, cioè, Family Goals anche perché gli auguri, ha fatto anche 40 sì, ha fatto anche gli anni, li ha fatti anche Luca Vido, li ha fatti sì, anche Klaus Berggren, quindi facciamo gli auguri a tutti, auguri, a tutti e tre, e, tutti dell'acquario, brava gente, e tu ovviamente sei fissata. Ma Family Goals, dicevo, perché oggi tra l'altro la Lega di Serie B ha anche pubblicato una bellissima classifica che vede il Pisa come la squadra con il maggior numero di calciatori andati a rete, 15 giocatori diversi che hanno segnato 29 gol. Importante questa cosa. 15 sono veramente tanti. Importante. Pensate un po', una vera cooperativa del gol, come piace dire Gabriele. E questo è quello che ti fa sopperire alle defezioni fisiche delle persone. Esatto, certo. Allora andiamo a mentre insomma, noi vi lasceremo a chi saremo, a chi ha ai fatti vostri. Leggo commenti già. C'è la Vanoni, è uno spettacolo. C'è un ultimo commento della Bandini. Questo è il gruppo, come ho detto, non è il sindaco, lo giocatore, tutti per uno per tutti. È vero, sono d'accordo. Allora salutiamo i nostri telespettatori, follower, li chiamiamo in tutte le maniere possibili, a cominciare naturalmente dal nostro ospite che ci ha fatto
diciamo il regalo di essere il nostro ospite questa sera. Mandiamo anche la foto di Pisa in video alla regia, perché insomma il gruppo così lo ricordi un po'. Sì, certo. Naturalmente Lorenzo ricorda un po' questo bel gruppo, quello di Pisa in video. Diciamo, eccolo qui, chi c'è in questa fotografia? Diciamo, intanto saluto tutti i ragazzi, che diciamo che Pisa in video in realtà che alla fine... Faccio caso ora che Martino ha una faccia molto seria. Sì, sì, come sempre direi, vedo? Okay, proprio rappresenta. Come ti posso dire? Pensieroso. Diciamo Pisa in video in realtà che alla fine è nata veramente da poco, perché non sono neanche 2 anni, quindi se ci pensate veramente poco, luglio 2018, che è un gruppo alla fine di amici che si è ritrovato in tribuna stampa... Per vari motivi ha messo su questa nuova testata e stiamo provando un po' a venire fuori in questo mondo del giornalismo sportivo. Saluto ovviamente tutti i colleghi che mi hanno dato anche l'occasione di, la mia prima esperienza alla fine, vista anche la mia giovane età, di entrare un po' in questo mondo. Non ricordiamo qual è questa età, visto che non sei una donna sportiva. Classe 96, quindi era di Stefano Gori. Cioè, ho 9 anni più di te? 9. Madonna, 96. Vabbè, non contiamo 20, quanti 20, anni 20, ho io più di te. 24 a giugno, 24 a giugno. Mi sento male, ragazzi. Quindi, insomma, alla metà è sempre bello, tipo, conoscere anche persone più esperte di te che lo fanno da più tempo, come potete essere voi, come siamo tanti in tribuna stampa, e quindi ringrazio davvero... sia Giovanni, che è stato il primo a darmi fiducia nella redazione, ma anche tutti gli altri ragazzi, Andrea, che conosco veramente da tanti anni, anche prima di gravitare intorno al Pisa, quindi devo essere sincero che la prima persona che mi ha fatto entrare in questo mondo è Andrea, e ora stiamo provando un po' anche con queste trasmissioni a venire fuori, dai, diciamo così. Come siete conosciuti con Andrea? Con Andrea per il calcetto, tantissimi anni fa, quando ero sempre alle medie, mi sa addirittura io, forse primo anno di liceo, per il calcetto, che Andrea... Si sa, è un grande fogato con il calcetto, si è giocato spesso, ci siamo trovati, la passione poi comune nel calcio del Pisa e siamo qua oggi. Un tempo ero anch'io una giornalista giovane. Ma pensavo che un tempo giocavi a calcetto anche pensando uno dei più giovani, un tempo lo ero anch'io. 24, dai, 24 non è così poco ora, dai, 24 ci sta. No, no, ma non sono pochi, cioè i tuoi sono giusti, sono tanti nostri, diverso. Esatto, no. Yeah, vai, parliamo da... Siamo giovani dentro. Bravo. Parliamo perfetto, allora. Comunque abbiamo ringraziato naturalmente Lorenzo Pena di Pisa in video. Grazie a voi ovviamente per l'invito e ricordo anche che ora la trasmissione si sposterà. Giusto, video si sposta lunedì sera a partire da questo lunedì 10 febbraio. Mentre invece ora parlo io già da un po' in mercoledì. E ora parlo io che è la più storica, cioè la più conosciuta. Oltre 500 puntate. Questa è il 15. Non vorrei dire una cavolata che poi mi bacchettano. O 1000 puntate. 15... No, 500... 60, sì. 560 mi sembra. Yeah. Yeah. Mi sembra 560 ieri. Si parla di una trasmissione più longeva del panorama pisano. Sono spostati al mercoledì. Al mercoledì, che era il pezzato il primo anno, il mercoledì poi basta, poi sempre lunedì, solo il primo anno. Si torna alle origini, no? Giusto. Tornate al mercoledì. Quindi noi ci spostiamo al lunedì, ci vediamo proprio lunedì ore 10 febbraio su Pisa. Poi ringraziamo Simone Del Moro del settore Calcio a 7 CS Pisa. Naturalmente ringrazio te Michele, ringrazio tutti. Ricordo calcio7pisa.it per tutti i campionati delle nostre 48 squadre di calcio a 7. E se mi permetti, prima hai salutato i nostri follower, hai chiamato in tutte le maniere, ma ti è mancata una parola che io invece vorrei chiamare i nostri amici, perché effettivamente no, ma è vero, grazie a ragazzi. Parte il romanticismo che spicco questa sera, ma effettivamente è vero, il giovedì sera ormai è diventato un momento con i nostri amici in chat, certo, di ritrovarsi un po' come il momento dei ragazzi del muretto, nostro muretto dove ci troviamo, fa sempre piacere, e parliamo, quindi bellissimo. Saluto loro e naturalmente li invito a mettere mi piace alle nostre pagine, certo, perché così ci aiutate a crescere, ma anche a voi, tutti quanti, mettete mi piace a tutti, ma facciamo la guerra, non facciamo la guerra. Allora, Gabriele Bianchi domani su Pisa siamo noi, come al solito, di Quincy, sì. Reti unificate come sempre, ormai e te si va a braccetto l'intervista del poster del post trasmissione sia al calcetto, e poi ci sarà l'avvicinamento alla partita con le solite rubriche, la presentazione dell'avversario, la conferenza stampa del mister che presumibilmente si andrà sabato all'ora di pranzo, intorno a mezzogiorno, colazione, dai, il brunch, probabile formazione, poi si rigioca di domenica, poi fra un po' si incomincerà a giocare un po' di sabato, perché ci hanno bruciato il coro, perché l'anno prossimo gioco di sabato, quando non ci siamo giocato di sabato. Infatti il coro doveva essere forse il gioco di sabato, perché ogni tanto si gioca tutti i giorni. Tutti i giorni. Tranne il giovedì. Ci mettono sempre apposta per far Ma lì perché tanto l'11 marzo vanno a giro per l'Italia, nonostante sono questi fusi del Pisa. No, sono due le cose. Uno è perché l'11 marzo che vanno a giro, e l'altro perché siamo una tifoseria talmente
affezionata alla nostra squadra, che sono sicuri che la gente, pur di vederla, spenderebbe anche milioni anche. Perché e vuole poi, vedere il Pisa. E poi lasciatevi una cosa. Questa è un po', vabbè. Lasciatevi una cosa. Sabrina Salerno diletta Leotta. Aiuto. Rula Gebral. Grazie. Abbiamo Aurora Martini. Lo sapevo che mi doveva far fare Aurora Martini. Può fare la ora. Volevo ringraziarvi perché siete sempre numerosi, anche come dice Simone giustamente. Grazie a voi, anche se noi andiamo avanti con i vostri commenti. Volevo ringraziare anche l'editore Fabio Calabrese, che aspettiamo, che ci ha promesso che una sera sarà qui con noi, ma anche l'emittente Telecentro, di cui io faccio parte, e che ci ospita sul canale 272. Ovviamente. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ringraziamo anche Federico, la regia, come sempre. Ottimo, ottimo contributo. Vi ringrazio la mia mamma. Voi, cari amici, ci dà appuntamento per la puntata numero 90, perché la paura di Finestra Sull'Arena fa 90, la prossima puntata, e giovedì prossimo. Prima Pisa-Chievo, insomma, forza Pisa.